Salve a tutti, popolo di Sport, e benvenuti su questa nuova rubrica che non ha un nome, forse. È giusto. Forse glielo daremo in corso d'opera, o forse non glielo daremo mai, ma glielo può dire questo. Abbiamo visto due integratori che sono il BCA e le proteine. Sì, guardo là perché là sono quelli che ho già fatto, dietro di voi sono quelli che devo fare. E oggi parleremo di un integratore molto importante a mio avviso, soprattutto per chi fa attività fisica outdoor, quindi in campo, e non proprio anche da sala. Ecco, mi prendeva la gamba. Anche da sala, come la sala attrezzi, o comunque attività fisica abbastanza intensa, e della la glutammina. Questa è la glutammina della PowerVis, è una marca che mi è stata consigliata veramente. Io solito prendo quella, la Glutamass Powder, sempre della Yamamoto. Come avete ben capito, io sono molto affezionato alla Yamamoto perché mi trovo comodo. Ripetiamo quello che sto ripetendo ormai da tutti i video: io non sono un nutrizionista, non sono un biologo nutrizionista, non sono un dietista e tantomeno un dietologo. Sono laureato in scienze motorie, sono laureato in scienze dello sport ad Urbino, e quello che vi sto facendo vedere è semplicemente quello che io utilizzo su quello che io faccio. Voi potete tranquillamente essere d'accordo o meno sui tipi di integratori che utilizzo, ma io mi sto trovando bene e penso che continuerò così. La glutammina sappiamo tutti che è un aminoacido molto importante, oltre a livello cellulare, perché è quello che favorisce comunque la struttura muscolare, comunque è l'aminoacido che è più presente all'interno della muscolatura scheletrica, ma soprattutto è ottima anche per supportare un pochettino la parte immunitaria, ecco, le difese immunitarie del nostro organismo. Qua, come tutta la glutammina, è consigliata una, qua dice un misurino raso, che è 1,75. Io vorrei dire una cosa: io peso, almeno avete capito, peso 106 kg. 2 grammi di glutammina al giorno, no? Io che cosa ci posso fare? Personalmente arrivo, non ve l'ho detto, sulle proteine all'occorrenza, per quanto riguarda il BCA, sempre della Yamamoto, ne prendo circa 12, ma spezzettate dentro la giornata. Io su questi qua invece ne prendo 15 grammi al giorno, 5 la mattina o la sera, dipende di come faccio colazione, e poi ne prendo 5 prima e 5 post allenamento. Quindi sono semplicemente, può cambiare misure dalla mattina alla sera, perché devo essere sincero, la mattina non sempre mi ricordo gli integratori che devo prendere, o comunque se mangio più una cosa o più un'altra, magari vengo da un allenamento che non mi ha soddisfatto appieno, quindi non mi sento tutto stanco, quindi evito di prendere la mattina e magari me la conservo più per la sera, quando faccio quegli allenamenti appunto anche in campo con la mia squadra. Questa è glutammina classica, cioè senso è una, qua dice praticamente di non superare la dose giornaliera, ma 2 grammi di glutammina è veramente eccessivamente poco. Questa è in polvere, vediamo se ve la riesco a fare vedere, così capite, la glutammina c'è sempre una grana molto molto fine, infatti potete vedere che solo prendere il misurino qui, vale a dire, e questo è quello come si presenta. Io consiglio di prendere un pochetto di più, di 1,5 grammi, 1,75 grammi, perché è veramente veramente troppo troppo blando. Niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ripeto, queste sono dosi che faccio io, me le prendo io, per quello che faccio. Sono 8 allenamenti a settimana di circa 2 ore, 2 ore e mezza all'uno, quindi potete ben capire che gli integratori devono essere non numerosi, ma comunque di una buona qualità. Con questa mi sono trovato veramente abbastanza bene, però preferisco quella della Yamamoto. Il video finisce qua ragazzi, poso anche la seconda, mamma mia che cosa ho creato. Niente, mi sono punto la glutammina che è caduta. Spero che questo video, anche questo video, vi sia piaciuto e possa essere quantomeno utile, anche se nel loro essere molto concisi. E vi invito a lasciare un commento e mettere un like e iscrivervi al canale. E ricordo di attivare sempre la campanellina per rimanere sempre
informati sulle novità appunto del canale. Ah, se avete dei dubbi, perplessità o comunque volete dei chiarimenti in merito, perché sono dei video molto stretti, sto facendo dei video molto brevi, anche perché su YouTube non si può spiegare tutto, vi invito a scriverci sulle pagine Instagram e Facebook in .sport.fit, che trovate in descrizione, comunque le lasceremo nella parte iniziale del canale, dei video. E niente ragazzi, detto questo, vi lascio un buon allenamento da InSport. Ciao!